Maybe together we can go somewhere, any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Dal King nasce dalla mia esperienza già nel settore e dall'amore profondo che ho per questo lavoro. Io lavoro nel commerciale da tantissimi anni con un'azienda italiana, un'importantissima SPA Forno d'Asolo, e mi sono sempre migliorata nella qualità dei prodotti che offro ai miei clienti. Infatti sono grossista e distributore in tutta la zona di Catanzaro, Soverato, Crotone. Conosco tantissima gente del settore e ho potuto mettere insieme tanta esperienza che mi ha aiutato a realizzare questo sogno. E tra l'altro vengo da un'esperienza simile con dei miei soci, e dove ho appreso tante cose nuove, ho potuto metterle insieme in un nuovo progetto che è completamente diverso dal precedente, ma che offre sicuramente qualità e tante tante novità per i ragazzi anche di Catanzaro Lido e di Catanzaro e di tutta la zona, insomma, limitrofa. Perché abbiamo all'interno anche uno scambio interculturale di libri, proponiamo questa cosa, è uno scambio gratis di libri che i ragazzi possono fare appunto per aumentare la loro curiosità nella cultura. Anziché offrirgli solamente il wifi o offrirgli solamente il panino, cerchiamo di regalare qualcosa per farli tornare e fargli amare proprio questo posto. È un posto dove si vedranno anche degli eventi culturali e dove sicuramente ci impegneremo al massimo per essere un fiore all'occhiello di Catanzaro e provincia, insomma, essere riconosciuti per qualità, per novità, per allegria, per tranquillità, perché no? Perché noi non vendiamo alcolici ai minorenni in questo locale, quindi li facciamo stare, insomma, in compagnia di un milkshake e a divertirsi tranquillamente. Noi cerchiamo soprattutto di attirare le varie fasce di età, dai più piccoli ai ragazzi più giovani e alle persone più adulte. Noi cerchiamo di offrire non solo i nostri prodotti di qualità, quali le delizie americane, muffin, donut, milkshake, smoothie, ma anche fast food americano come i vari panini che avete già visto. Inoltre abbiamo inserito una biblioteca all'interno del locale, fortemente voluta sia da me che da Concetta, questo interscambio di libri completamente gratuito ai fini di sensibilizzare anche i ragazzi alla lettura e ad acculturarsi notevolmente. Questo è il nostro obiettivo. La creazione del logo, in realtà ho prima pensato al posto, all'ambiente che volevo creare, quindi ho immaginato questo come un salotto, come il mio salotto. Mi guardavo attorno e casa mia è piena di cose belle, di arte, di ricordi, no? E quindi ho immaginato il salotto di questo re immaginario, però è un re che non ha un nome specifico, perché è il re e basta. Allora ho pensato di chiamarlo King, questo posto, ed è nato questo layout, questa firma, come un segno di inchiostro, una pennellata di caffè. Insieme al collega Nania abbiamo curato la progettazione e il design degli interni del nuovo punto King, il primo in Calabria e speriamo tra i primi. Abbiamo deciso di dare un look industriale al locale, cercando di enfatizzare le pareti, quindi mettendo a nudo le pareti, utilizzando arredi prettamente industriali e mettendo in evidenza, diciamo, i materiali come la pietra, il mattone, il ferro. Abbiamo curato anche l'arredo, disegnando appositamente dai tavoli alle lampade, grazie anche alla collaborazione con l'architetto Rizzuto, che si è occupato personalmente della realizzazione, cercando di disegnare dei pezzi unici che saranno presenti in tutti i punti.
Il look che abbiamo voluto dare appunto è un look industriale con questi colori caldi, questi luci caldi che speriamo diano una sensazione di calore e che facciano sentire le persone a casa, come a casa.